Noi poveri sfigati, trader CFD, tradiamo attraverso un broker che, se siamo profittevoli, manda, gira le nostre operazioni al mercato OTC, cioè il mercato over the counter, il mercato che non è centralizzato, giusto? Quando invece tradiamo sui mercati dei futures o delle equities, quindi i mercati centralizzati, ecco, gli ordini che passano attraverso il broker vengono poi inviati all'exchange. Ad esempio il CME, il NYMEX, l'Eurex, insomma ci sono tanti vari exchange in giro per il mondo che matchano, quindi fanno incontrare la domanda e l'offerta, quindi trader X con il trader Y dall'altra parte del mondo, la banca con il fondo pensione o con il fondo di investimento. Gli exchange sono come dei pool di liquidità, dei bucket di liquidità. Quindi sono questi posti dove si trova la liquidità, dove si trova la controparte e sono centralizzati. In questo modo tutti possono vedere le transazioni che avvengono grazie ai volumi e all'order flow, no? Tutto trasparente, tutto visibile alla luce del sole. Un mercato equo e solidale, senza asimmetrie informative e costruito per il bene di noi retail. No. Sì, ovviamente i mercati centralizzati sono molto meno opachi rispetto ai mercati OTC. Però ci sono anche dei pool di liquidità che non sono visibili a noi retail. Le istituzioni, conosciute anche come le istituziazie, quando devono magari fare delle movimentazioni belle grosse, ciccione, hanno un vantaggio nel non farlo vedere al mondo intero e lo fanno un poco, no? Di scondon, diciamo noi in Veneto, un po' di nascosto. E lo fanno sia tramite gli exchange, quindi direttamente sul mercato con gli ordini iceberg, di cui magari un giorno parleremo, sia attraverso le cosiddette dark pools, cioè dei pool di liquidità oscuri proprio perché non sono visibili al pubblico, ma sono accessibili solo a livello istituzionale. Quindi, dottori, dottoresse, sono Andrea di Stealth Retail e abbiamo già parlato in questo canale in modo anche approfondito di manipolazioni di mercato, sia per quanto riguarda una visione più macro, direi, quella wyckoffiana, no? Delle dinamiche wyckoffiane, le schematiche di ingegnerizzazione della liquidità, sia in questo video dove abbiamo visto i primi concetti smart money parlando proprio della liquidità a mercato e poi ogni lunedì qua in live. Sapete che abbiamo l'appuntamento settimanale con lo Smart Monday dove andiamo ad applicare quegli stessi concetti sui mercati per fare un piccolo outlook di mercato ogni lunedì. E dopo un po' di video improntati più sul mindset come gli ultimi che sono usciti sul canale, ho pensato che fosse il momento giusto per cucinare un po' di salsa istituzionale impiattata, presentata in modo quasi professionale e con quel pizzico di complottismo che sui mercati finanziari non guasta mai. Prima di cominciare però pretendo un like. Beh, lascia sto like, sappiamo che questo video sarà fighissimo, quindi lascia questo like, se no non parto, non comincio. Vai. Clicca. Ok, hai cliccato like in questo momento. Quindi cominciamo a vedere nel dettaglio cosa sono le dark pools, come funzionano e cosa ci sta dicendo in questi giorni il Dark Pool Index sull'S&P 500. Le Dark Pool, dove risiede la cosiddetta Dark Pool Liquidity, possiamo definirli come degli exchange privati riservati a operatori con ordini grandi, ciccioni, quindi istituzionali, prop traders, banche d'affari, grandi fondi, che appunto eseguono questi trade all'interno delle dark pools, un po' perché non vogliono sbandierare ai 420 la loro mega posizione e un po' perché vogliono essere eseguiti al miglior prezzo disponibile. Queste dark pool costituiscono il non-exchange trading, quindi il trading che non avviene all'interno degli exchange pubblici, diciamo. E secondo il CFA Institute, vi lascio l'articolo in descrizione, il non-exchange trading nel 2010 contava circa il 16% delle transazioni avvenute nel mercato azionario americano. Nel 2014 si aggirava attorno al 15%, ma nel 2017 arriva a contare per il 40% delle transazioni. 40% delle transazioni sul mercato, tutto nelle dark pools, ok? E questo enorme surge delle transazioni che avvengono all'interno delle dark pools è dovuto proprio negli ultimi anni all'ascesa, all'adozione massiva a livello istituzionale del cosiddetto high frequency trading. We have executed 21 million shares already. Wow, and we are not even 3 minutes in. Si parla essenzialmente di algoritmi che basano il loro principale vantaggio a mercato
sulla velocità di esecuzione, sull'essere algoritmi che eseguono talmente velocemente i trade, si parla di millesimi di secondo, che hanno ovviamente un vantaggio su tutti gli altri operatori a mercato. Quindi se sei una banca probabilmente hai tanti soldi da investire in ricerca e sviluppo e tecnologie costosissime e assurde che tutti gli altri partecipanti del mercato ovviamente non si possono permettere, quindi ovviamente questo ti dà un vantaggio enorme, un vantaggio direi assoluto. Questi HFT, oltre a eseguire ad una velocità pazzesca questi ordini, non è che eseguono ordini da uno o due contratti alla volta, no? Si parla di 50, 100, centinaia di contratti potenzialmente, no? E si parla di millesimi di secondo, ok? Quindi così tanti volumi, così tanta frequenza, da un lato è un pro perché garantiscono liquidità al mercato, dall'altra può risultare instabile molto spesso il mercato e vediamo questi flash crash come è successo sull'S&P 500, il primo caso famoso nel 2010. We are trading here now once again, we got figure trade here now once again, we are trading 1100 even! Guys, we are 64 handles. Ma il lato positivo in un certo senso è che garantiscono costantemente liquidità al mercato, perché se tu vuoi comprare o vendere c'è sempre un HFT che è pronto, bam bam bam, sì sì compro io, vendo io, bam bam, ok, quindi velocemente riesci a trovare controparte grazie a questi HFT. Però comunque parliamo di istituzioni, si parla di ordini belli ciccioni ogni volta, no? Che quindi non trovando cotanta liquidità, cotanta controparte all'interno dei mercati, normalmente oltre alle dinamiche di manipolazione di cui abbiamo già parlato, oltre a utilizzare gli ordini iceberg e lo spoofing, sono costretti ovviamente a splittare i loro ordini in diversi exchange, diversificando il più possibile i loro strumenti finanziari all'interno delle stesse categorie. E per un po' darsi una mano a vicenda, perché poveretti, dai, insomma, ci sta, poveretti, hanno talmente tanti soldi, no? Che hanno creato queste dark pools appunto per venirsi incontro. Sono nate quindi queste dark pools per favorire il cosiddetto block trading, cioè il trading in blocchi talmente grandi che se li mettessero sul mercato direttamente ci sarebbe una volatilità assurda appunto a causa dello slippage e verrebbero eseguiti a prezzi costantemente peggiori, ok, questi grandi ordini. Quindi se sei un istituzionale che non ha tempo di ingegnerizzare la liquidità come ci insegna Wyckoff e gli ordini iceberg sui mercati non ti bastano, non vengono fillati come vorresti, puoi affidarti alle oltre 50 dark pools o ATS, Alternative Trading Systems, che sono registrate presso la Security and Exchanges Commission, che è l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari in America, e in queste più di 50 dark pools trovare finalmente la controparte al tuo block trade, senza appunto doverti accontentare di prezzi incrementalmente peggiori, meno convenienti ai quali eseguire il tuo trade. Se non comprendi bene sta cosa dello slippage, dell'ingegnerizzazione della liquidità, io e niente proprio di meno che il Fabio Valentini, a.k.a. il Faber Vale, abbiamo giusto appunto scritto un fantastico ebook chiamato Il punto debole degli istituzionali, dove parliamo appunto in modo approfondito delle manipolazioni di mercato. E non le spieghiamo, cari signori, come le cacce agli stop loss dei retail, come molti ignoranti le spacciano. Ma ecco, il discorso è un po' più complesso della banca che ti viene a prendere lo stop loss. Ecco, in questo ebook lo svisceriamo, ok? Ebook pubblicato a nome di Morpheus Trading Institute, che è la nuova realtà formativa che abbiamo fondato come Stealth Retail assieme a Faber Vale, di cui vi parleremo molto presto. In questo ebook ti facciamo comprendere davvero la realtà, diciamo, dietro al discorso della liquidità, delle manipolazioni, l'ingegnerizzazione wyckoffiana modernizzata della liquidità, tutte cose frutto di studi di anni, non di informazioni prese un po' a caso qua e un po' là, messe rapidamente in un ebook a fini di marketing per dire hey, anche noi facciamo smart money, ma appunto contenuti non leggeri, insomma, di un certo livello. Ecco, stiamo comunque ultimando due cosette di questo ebook, quindi se lo guardi tipo tra una settimana sicuramente lo trovi, il link in descrizione. Non so se per la pubblicazione del video sarà in descrizione, in caso lascio comunque in descrizione il link alla pagina Instagram di Morpheus e al canale Telegram di Morpheus, dove potete seguirci e dove sicuramente manderemo il link. Torniamo alle nostre dark pools. Ci sono tre tipi di dark pools regolamentate dalla SEC, che sono suddivise a seconda dell'intermediario e di come avviene la transazione. Il primo tipo di dark pool sono quelle di proprietà dell'istituzione, della banca, del dealer. In queste pool il prezzo dell'asset viene derivato dall'order flow, quindi per la controparte c'è un elemento di price discovery, come si dice, cioè di non sapere esattamente prima dell'esecuzione a che prezzo verrai eseguito. Esempi di questo sono Crossfinder di Credit Suisse, Sigma X di Goldman Sachs, Citymatch di Citibank e MS Pool di Morgan Stanley. Quindi
pool di proprietà della banca. Il secondo tipo sono le pool di proprietà dell'exchange, tipo Euronext del New York Stock Exchange, il NYSE come lo chiamiamo. Ecco, in queste pool invece l'investitore istituzionale viene eseguito al National Best Bid and Offer, che è praticamente una sorta di media nazionale di tutti i vari exchange del miglior bid o ask disponibile, del miglior prezzo di mercato disponibile per, diciamo, subire la minor quantità di spread. In queste pool viene quindi meno l'elemento di price discovery, cioè quindi tu sai già prima più o meno a che prezzo verrà eseguito. E infine ci sono le cosiddette electronic market maker pools, che invece sono gestite da operatori indipendenti. Questi sono quindi tre tipi di pool che sono diciamo riconosciuti dalla SEC e che esistono effettivamente. E andiamo a vedere però adesso una cosa ancora più interessante, che è il cosiddetto dark pool index. Dunque, questo è il cosiddetto dark index o DEX, che praticamente è un indicatore che misura in modo diciamo ponderato al dollaro il dark pool indicator delle varie stock che fanno parte dell'S&P 500. Quindi ad esempio qui abbiamo tutte le varie stock dell'S&P 500 con i vari loro DPI, ok, quindi con il loro dark pool indicator, quindi mostrano un valore alto, diciamo, di queste stock, dimostra una bullishness, ok, quindi un sentiment bullish all'interno di queste dark pool rispetto appunto alle singole stock. Ecco, questo indicatore prende tutti questi dati e li riassume appunto in questo indicatore ponderato al dollaro. Questo cosa vuol dire? Che in un momento dove abbiamo il dark index basso è un momento di sentiment, diciamo, bearish per quanto riguarda le dark pool. Come vediamo c'è stato questo spike di, diciamo, bearishness, però subito seguito da questo mega spike bullish, che ci dice invece che le banche, fondamentalmente in questo momento all'interno delle dark pools, per non farsi vedere più di tanto, stanno comprando S&P 500 come si deve, ok? Questo è quello che ci comunica questo grafico in questo momento. Abbiamo anche la visione eventualmente a 6 mesi e vediamo come proprio c'è stato questo fortissimo rialzo della bullishness all'interno delle dark pools. Possiamo vedere anche nei confronti, diciamo, dei massimi, questi livelli di dark index li abbiamo visti soltanto nella fase, diciamo, post-Covid, ok? Dopo che c'è stato il mega rimbalzo del Covid dell'S&P 500 che vedete sotto, ok? Quindi in questa zona qua, dopo questo primo rimbalzo, abbiamo avuto una fortissima bullishness poi da parte del DIX, che è risultata ovviamente in tutto questo, in tutta la price action bullish che ci ha dato poi l'S&P 500. Quindi diciamo che è un indicatore molto interessante, è un indicatore abbastanza leading più che lagging, è più probabile che predica piuttosto che arrivi in ritardo, e appunto ci dice un po' che si stanno esponendo long in modo molto importante, ok, le istituzioni all'interno delle dark pools nei confronti dell'S&P 500. Quindi andiamo a prenderci poi il grafico su TradingView dell'S&P 500, situazione dove tra l'altro sono già abbastanza long, ok, sull'S&P 500, entrata questa che ho fatto prima di vedere il dark index sulla base della mia strategia. Se volete adesso ve lo contestualizzo, diciamo che questo surge del DIX mi fa invece presagire che potrei avere ragione a tenere come target almeno questo qua, ok, o addirittura non voglio essere così arrogante da dire massimi storici, anche se per questo anno è una cosa possibile per il 2022, però diciamo che potrei anche essere un po' più ambizioso con i target e andarmi a vedere dei target di questo tipo. Adesso analisi flash dell'S&P 500, perché sono entrato, perché fondamentalmente ho visto tutto questo come liquidità presa, questa come liquidità presa, quindi vedete lo spike che ha riassorbito direttamente è andato a finire giusto sotto ai livelli dei minimi, sotto ai minimi di luglio, si è andato a prendere quindi tutta la liquidità stop, che non è stop loss, è liquidità stop, sell stop liquidity in questo caso. Ha conformato una piccola fase di consolidamento quando è che ho deciso di entrare al primo breakout. Quindi una volta che ho visto questo breakout nella price action a rialzo, ho deciso di andarmi a posizionare poi qui, dopo questa altra presa di liquidità che è andata poi a fillarsi con, diciamo, questa inefficienza fondamentalmente, che in realtà poi era anche questo weak fill. E poi andando su M15, guardando un po' la microstruttura, sono andato ad aspettarmi che mi conformasse un breakout, ok? Mi ha fatto questo breakout, mi sono posizionato aggressivo sul test dello sbirro, come lo chiamiamo noi, quindi il test della struttura, con stop conservativo sotto tutta la zona. Stop che è stato rispettato proprio alla perfezione, tra l'altro, e adesso sta cominciando a creare nuove strutture, ci ha già fatto accettazione al di sopra di questo massimo, quindi il primo target che io potenzialmente vedrei per questo asset potrebbe proprio essere
quell'imbalance che ho evidenziato qui. Si vede anche, mi sa, con un bel volume profile, facciamo un piacere agli analisti volumetrici, e in quella zona probabilmente, mettiamoci H4, ci sarà un vuoto volumetrico, eccolo qua, ok? Quindi tutto questo qua è un vuoto dove abbiamo avuto solo aggressione sell, che corrisponde perfettamente con la nostra imbalance, e poi abbiamo un'altra imbalance abbastanza greve qua sopra, che appunto potrebbe essere il mio target successivo. Ovviamente qui siamo in value area, quindi aspetterò un attimo prima di posizionarmi. Comunque poi, raga, parleremo anche di volume profile presto, che ci sta come contestualizzazione. Non baserei la mia operatività interamente su questo indicatore, che non è un indicatore, però diciamo che può essere utile. Adesso ho un'ulteriore conferma strutturale che il prezzo mi ha dato un altro breakout, ok, nella struttura interna. Vediamo se tornerà a dare un ritracciamento. Se dovesse tornare a ritracciare, per quanto mi riguarda, su una zona di questo tipo, non escluderei un altro long o addirittura anche qui, ok? Per adesso non metto a break even perché potremmo avere un ultimo test. Sono disposto a rischiare quello che sto rischiando in questo trade piuttosto che vedermelo prendere il break even, come mi avrebbe fatto in questo caso, e poi vederlo ripartire a rialzo, che mi avrebbe fatto bestemmiare ancora più intensamente. Quindi non sono consigli finanziari, non vi sto dicendo di comprare SP500, vi sto semplicemente dimostrando quello che ho fatto io e quello che ho in piano di fare io. Ovviamente non sono consigli finanziari, ognuno poi faccia quello che vuole. Non è detto che da qua rimbalzi e vada a creare nuovi massimi storici, potrebbe ancora continuare una fase di accumulo, ok? Potremmo essere ancora in accumulo, ok? Quindi potrebbe ancora avere un bello spring a ribasso prima del rialzo e poi posizionarci qui. Però intanto io una posizione me la sono messa ed eventualmente la riproverò nel caso dovesse darmi un pullback per esporre ulteriormente una porzione del mio capitale in leva su questo mercato. E direi che per questo video è praticamente tutto, ragazzi. Scaricate l'ebook gratuito che vi ho lasciato in descrizione. Seguiteci sulla nuova pagina di Morpheus, che arrivano molte novità molto presto. Da Big Cimi da Dubai è tutto. Buon trading a tutti. Ciao!